Buona giornata a tutti da Claudio Simeoni che trasmette da Radio Gamma su 94 FM via Belzoni 9 Cadoneghe. E la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda come ogni giovedì alle ore 15, 15 e 15 circa da questi microfoni. La trasmissione di oggi, intanto ricordiamo sempre che non prendiamo le telefonate nella prima mezz'ora di trasmissione. La trasmissione di oggi continua quello che è il progetto di trasmissioni che stiamo portando avanti negli ultimi tempi, che è un episodio storico importante per la stregoneria, che viene a svilupparsi dall'800 al 1789. Ricordo che non prendo le telefonate in arrivo. Il concetto che trattiamo oggi, che sarebbe l'insieme delle vicende mercantili, è il concetto dell'esteriorizzazione, cioè quando si deve affrontare una contraddizione, non bisogna interiorizzare o chiuderla entro confini, ma se è possibile bisogna espanderla, sia in senso territoriale, sia coinvolgendo altre persone, sia ampliando ed estendendo, anche se questo reca danno a chi non vorrebbe essere coinvolto. Cioè praticamente se abbiamo uno scontro, se abbiamo un conflitto, non andiamo a interiorizzare il conflitto, ma lo espandiamo nel circostante. Cioè facciamo in modo che le contraddizioni del conflitto diventino anche le contraddizioni del circostante. Questo ci permette di non chiuderci su noi stessi e ci permette di affrontare la contraddizione in maniera diversa. Ed è appunto il senso di questa trasmissione in cui parleremo del XV secolo. L'episodio che ci interessa sottolineare è quell'insieme di vicende mercantili che sfociano nella scoperta dell'America, o se vogliamo, delle Indie occidentali. Cosa significa da un punto di vista religioso? Significa la scoperta di esseri umani che vivono benissimo senza per questo essere sottomessi al Dio cristiano. Esseri umani che non sono violenti e decisi come i musulmani, in quanto non conoscono il male e per questo sono disposti a subire l'inganno fino al massacro. Nello stesso tempo, la scoperta delle Americhe e dei suoi abitanti scuote la vecchia Europa e spinge ad un cambiamento. I cambiamenti saranno torrenti di sangue ad opera degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, nel tentativo di tenere sotto controllo gli esseri umani, ma libertà spingerà questi a cercare nuove soluzioni sulle quali ancorare il loro intento e fondare una vita diversa. Abbiamo già visto come il codice dei commercianti si stacca dal codice canonico, in quanto gli obiettivi del commerciante sono diversi dagli obiettivi del prete. Il commerciante deve vendere, ricordo sempre che non prendo le telefonate, il commerciante deve vendere le merci per ottenere un utile, mentre il missionario deve appropriarsi degli esseri umani. Il commerciante è curioso nei confronti di costumi diversi. Studia il modo di sfruttarli per riuscire ad ottenere un utile migliore. Il missionario deve distruggere i costumi non in linea con i dettami morali del suo credo e piegare a questi gli esseri umani. I due atteggiamenti hanno già avuto un primo confronto col Concilio di Costanza e le rivolte ussite, nelle quali i concili cattolici tentano di prendere la supremazia sul Papa. Ci sono degli scontri finché Niccolò V non riesce ad avere il sopravvento. La sua vittoria segna però un primo cambiamento significativo. Egli è costretto a riconoscere una certa autonomia alle chiese nazionali e col concordato col re di Francia del 1438 assegnava anche un relativo controllo del re sui vescovi. Dunque si apriva l'era di un certo controllo dello Stato giuridico sulla Chiesa cattolica. Il primo passo per l'emancipazione degli esseri umani. Quanto sangue doveva scorrere? I missionari cattolici erano chiamati a distruggere ogni cultura che non si metteva in ginocchio e i soldati cattolici consideravano gli esseri umani di altri continenti meno che bestiame da macellare. Il razzismo, sconosciuto nel paganesimo antico, veniva usato per confermare la supremazia della razza bianca di cui i cattolici erano i padroni.
Era alla razza bianca che il pazzo di Nazareth aveva portato il suo messaggio. Era la razza bianca che Dio aveva consegnato il suo messaggio di morte. Dunque, la razza bianca considerava gli altri esseri umani come bestiame. I missionari pretendevano di metterli in ginocchio per battezzarli prima di ammazzarli. Già con le crociate e con le relazioni con i saraceni, i cristiani avevano instillato il disprezzo per il diverso, un disprezzo che aiuterà a costruire i campi di sterminio nazisti, ma solo dopo aver macellato gli indiani d'America, decine e decine di milioni, le tribù africane, alcune centinaia di milioni, alcuni centinaia, dunque, vediamo un attimo. Le tribù africane, alcuni centinaia di milioni, l'orrore portato dai cristiani nell'Asia, l'orrore dal punto di vista del paganesimo politeista, non sta soltanto nell'ammazzare, ma nei motivi per cui si ammazza e nella distruzione fra gli esseri umani e il loro circostante per poterli meglio mettere in ginocchio. A questo ci sta portando l'era mercantile, la scoperta di nuove terre, nuovi esseri umani da mettere in ginocchio, da sfruttare, da depredare. Eppure una cosa i cristiani ignoreranno. Essi conservano quanto il paganesimo antico costruiva. Essi possono portare il germe di libertà dandogli nuovo vigore. In Europa la via di liberazione dall'orrore è ancora interna al cristianesimo. I movimenti parlano di un Gesù buono o di un Gesù povero in contrapposizione ad una gerarchia cattolica cattiva, arrogante e ricca. Ma negli altri popoli esistono tensioni diverse, un diverso sentire. Il buddismo, l'induismo, lo shintoismo, il taoismo, l'animismo africano, le vie alla conoscenza degli indiani d'America porteranno quella linfa nuova che ci permetterà di costruire il futuro. Nuove possibilità di sviluppo, eppure questo avverrà attraverso l'orrore. L'orrore soffocherà il divenire umano, per breve tempo. Ma i canti del cigno dei morti viventi in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth tenderanno a trasformare l'intero pianeta in un grande campo di sterminio. La Seconda Guerra Mondiale è uno dei loro capolavori. L'avidità degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra li spingerà a cercare nuove ricchezze attraverso le quali rinnovare il proprio dominio sugli esseri umani. Sta iniziando la mattanza degli ebrei attraverso l'Inquisizione spagnola, ormai libera d'agire in quanto gli arabi vengono allontanati dalla Spagna. Nel XV secolo il processo di rafforzamento delle monarchie occidentali definisce un nuovo assetto politico europeo. L'Inghilterra abbandona ogni politica di espansione sul continente ed estende l'influenza sulle isole britanniche. In Francia la monarchia sconfigge la dinastia Borgogna e stabilisce una piena sovranità territoriale. L'espansione aragonese si limita al Mediterraneo occidentale e nel Regno di Napoli si consolida una dinastia autonoma. L'unità spagnola è raggiunta attraverso la fusione delle corone di Castiglia ed Aragona e l'occupazione dell'ultimo regno arabo della penisola iberica. Sono i portoghesi i più attivi nell'esplorazione dell'Oceano Atlantico. Mentre i commercianti di Venezia sono costretti a commerciare con i paesi arabi e turchi, i portoghesi cercano di impossessarsi delle isole Canarie, cioè le scoprono praticamente. Già il Portogallo aveva organizzato la conquista di Ceuta per accontentare gli ultimi resti della cavalleria e nello stesso tempo per favorire i mercanti di Lisbona. Da Ceuta il Portogallo sperava di intercettare, leggi rapinare, scusate, una parte dell'oro che attraverso le piste sahariane arrivava dall'Africa nera alle città arabe del Nord Africa. Con questo proposito, i portoghesi tentarono di allargare il proprio raggio d'azione nell'Atlantico, scoprendo le isole Madeira nel 1419, le isole Azzorre nel 1425 e l'isola del Capo Verde nel 1445. Il problema che stavano tentando di risolvere gli stregoni in quel periodo e in quel frangente era l'allargamento del territorio e delle civiltà con cui entrare in relazione. Maggiore era il territorio a disposizione e minore era il pericolo che lo sterminio li raggiungesse. Non solo gli stregoni favorirono lo sviluppo mercantile, ma agirono affinché gli interessi di questi fosse superiore agli interessi religiosi. Le contrapposizioni che dovevano affrontare erano ancora molte, ma maggiore era il numero dei contendenti che giungevano nell'arena della storia e maggiore era la possibilità di mettere in essere quel processo di mutamenti che
che avrebbe portato a distruggere l'orrore cristiano. Purtroppo la storia non si ripete, come dicono alcuni. La storia rinnova l'orrore affinché il potere di avere rinnovi il controllo sugli esseri umani. Mercurio, hai una mano il caduceo e nell'altra la borsa dei denari. Agendo sulla cupidigia e sul bisogno di potere degli esseri umani che deriva loro dal possesso dei denari, gli stregoni speravano di portare il caduceo in seno agli esseri umani. Speravano che con l'abbaglio del denaro il sapere e la conoscenza ritornasse agli esseri umani. Quanto sangue questo avrebbe comportato? Nel 1492 il cattolicesimo spagnolo scopre le Indie occidentali. Scusate. E la prima azione di Colombo è quella di sottomettere gli esseri umani all'orrore cattolico. Il re spagnolo invia esseri umani come bestiame in dono. Nel 1487 i portoghesi con Diaz giungono in Sudafrica, ma solo con Vasco de Gama giungono in India, seguiti da Cabral nel 1500. I viaggi di Colombo si susseguono nel 1494, 1498 e nel 1499 con Amerigo Vespucci. Le basi per l'espansione sono ormai poste. In quegli anni una donna aborigena australiana, per vivere bene, lavora un'ora e mezza al giorno. Per avere la stessa quantità di beni, una donna europea delle classi popolari dovrà lavorare 14 ore al giorno. Questo i cattolici chiamano civiltà. Il lavoro come mezzo attraverso il quale distruggere il divenire degli esseri umani. Loro combattono l'ozio, ma il desiderio e il diritto all'ozio produrrà un nuovo stimolo al bisogno di libertà degli esseri umani. Bene, questo è per quanto riguarda l'episodio dell'era mercantile. Ed ora, sempre non prendo telefonate per la prima mezz'ora, 40 minuti, parleremo del filosofo di questo secolo, che secondo me, a mio avviso, è uno dei più grandi filosofi moderni mai esistiti. E il filosofo di questo secolo è Pietro Pomponazzi, nato a Mantova nel 1462 e morto a Bologna nel 1525. Pomponazzi è un gigante della filosofia, tanto grande quanto odiato dai cattolici. Morì a Bologna, sembra suicida, prima che i cattolici gli facessero fare la fine delle castagne. Si laureò a Padova in medicina nel 1487 e fin dall'anno seguente tenne un corso di filosofia naturale in concorrenza con Achillini, un altro filosofo molto noto di quel tempo. Fu senza ombra di dubbio il più grande filosofo italiano del XV-XVI secolo. La grandezza di un filosofo non si misura dalla sua statura, ma dalla sua capacità di forzare i limiti del pensiero imposti dal comando sociale del suo tempo. L'abilità di un filosofo, la sua capacità di esercitare l'arte dell'agguato, sta nell'allontanare nel tempo la capacità repressiva del comando sociale del suo pensiero. Il potere di essere di un filosofo sta nella capacità di troncare il proprio esistere, impedendo al comando sociale di distruggerlo mediante tortura, roghi o ritrattazioni del suo pensiero. Tutto questo fa del Pomponazzi un vero gigante, al pari di Pirrone, Lotze, Pitagora, gli estensori dei Veda e pochi altri. Pomponazzi rappresenta uno di quei pochi filosofi in cui la stregoneria si fa filosofia. Nato a Mantova nel 1462, morì a Bologna nel 1525. Sembra che si sia lasciato morire. Qualcuno parla di suicidio, prima che fosse processato per il suo pensiero. In cosa consiste il pensiero di Pomponazzi? Sembra che nessuno lo sappia. Studia essenzialmente Aristotele e Averroè, ma li critica entrambi così duramente. Il concetto di Pomponazzi è che il concetto di anima, separato dalla materia, non ha senso, al punto che Pomponazzi, nel suo scritto De Immortalitate, riepiloga parte del pensiero platonico, rinnovandolo, in cui afferma che con efficacia che umanità e ferinità non sono doni di natura, ma frutto del nostro operare. In altre parole, Pomponazzi ha chiaro il concetto di autocostruzione, concetto negato dal cristianesimo. Pomponazzi va oltre, affermando: perciò avviene che si diano tre tipi di uomini, alcuni, e sono ben pochi, sono annoverati fra gli dèi, perché, dominati dal semplice vegetare e sentire, diventano quasi totalmente razionali. Altri, lasciando l'intelletto e sommersi nel senso, paiono quasi tramutati in bestie. Altri, invece, veri e propri uomini, sono quelli che hanno vissuto secondo le virtù morali, senza esercitare l'intelletto o darsi ai sensi fisici.
In Pomponazzi esiste dunque il concetto di divenire in funzione di scelte soggettive, operate attraverso la volontà che partono a determinare il proprio vissuto. Il divenuto, Pomponazzi, lo scopre anche nella natura. Non dimentichiamo che lui usa il termine intelligenza come sinonimo di anima, dove Pomponazzi afferma: del tutto sciocco e irragionevole, scrive nell'Apologia, è il dire che gli animali non si conoscono, laddove amano sé e la specie. E continua Pomponazzi: vi sono animali medi fra le piante e le bestie, come le spugne marine, fisse come le piante e senzienti come gli animali. Fra questi c'è la scimmia, di cui non sai se sia uomo o bruto, analogamente l'anima intellettiva è media fra il temporale e l'eterno. Queste cose sta dicendo nel 1500, eh? Non solo Pomponazzi aveva preceduto gli attuali studi sui comportamenti animali e le loro classificazioni, considerandoli uguali all'essere umano all'interno della natura, ma già manifestava uno dei temi cari alla stregoneria, in cui l'uso dell'intelletto poteva portare allo sviluppo del corpo luminoso oltre la morte del corpo fisico. L'anima si colloca nella natura, è prodotto del divenire della natura e non la precede, come vogliono i cristiani. L'anima, come aristotelicamente intesa, che non è l'anima cristiana, è piuttosto il demonio cristiano, cioè il divino che cresce dentro l'essere umano, tende a continuare oltre la morte del corpo fisico, ma è prodotta dal divenire nella natura dell'essere, dunque di ogni essere. L'averroismo già aveva affermato che non esisteva divenire, che l'intelletto, come l'anima, di cui è espressione, è comune a tutti gli uomini. Pomponazzi, pescando da Aristotele, afferma: in nessun modo dunque, secondo Aristotele, l'intelletto umano ha un'operazione indipendente dal corpo. No, non esiste operazione intellettiva indipendente dal corpo fisico. Questo lo affermava Pomponazzi sempre nel 1500. Pomponazzi esegue un'ardita operazione. Il divenire del corpo luminoso avviene attraverso la risposta del corpo fisico alle sollecitazioni dei suoi bisogni. Il corpo costruisce l'anima, cioè il corpo luminoso, da cui si deduce che il corpo luminoso degli esseri della natura si costruisce attraverso la loro fisicità. Afferma Pomponazzi: per la separabilità dell'anima dal corpo si richiede al tempo stesso l'indipendenza dell'organo come soggetto e come oggetto, almeno in qualche sua operazione. Noi sappiamo, attraverso l'uso del corpo di sogno e del doppio ad opera degli stregoni, come possiamo separare le due funzioni, ma sappiamo anche che il corpo luminoso è prodotto dalle trasformazioni del corpo fisico e che solo il corpo fisico può portare all'indipendenza del corpo luminoso. Pertanto l'affermazione di Pomponazzi è esatta, ma solo dal punto di vista degli stregoni e dello sviluppo del divenire umano, non dal punto di vista del creazionismo. Quando Tommaso d'Aquino afferma che l'anima forma il corpo, aggiungendo che questa è veramente e assolutamente immortale e solo impropriamente mortale, gli obietta Pomponazzi che questa asserzione sarà certamente da cogliersi in quanto fondata sulla scrittura, occhio al rogo, e venendo da Dio va preferita ad ogni ragionamento ed esperimento umano. La stregoneria e la ricerca della conoscenza si fermano davanti ai roghi alzati dalla fede cristiana. La fede cristiana si regge sui roghi e sul terrore, e Tommaso d'Aquino è uno dei loro profeti. Proprio contro Tommaso d'Aquino, Pomponazzi spinge il suo pensiero ad asserire: se con Tommaso si riconoscono all'anima funzioni legate al corpo, perché mandare a queste la preminenza, visto che sono le più numerose, e non capovolgere le tesi riconoscendo che l'anima è veramente mortale e solo impropriamente immortale? Pomponazzi manifesta un altro principio fondamentale della stregoneria, secondo cui gli esseri umani in ginocchio altro non fanno che distruggere il loro divenire, cioè distruggere la loro anima. Nel sistema sociale in cui viveva Pomponazzi, la regola per gli esseri umani era quella di essere in ginocchio. La regola era dunque quella di distruggere la propria anima attraverso la distruzione del proprio divenire nei mutamenti. L'eccezione era quella di conservare la propria coscienza di sé all'atto della morte del corpo fisico. Pomponazzi conclude il suo discorso sull'anima affermando: non si può addurre nessuna ragione naturale per concludere necessariamente che l'anima è immortale. Lo stesso discorso che 300 anni dopo farà Kant a proposito dell'esistenza di Dio nella sua critica alla ragion pura.
Il libro De immortalità e anime, per iniziativa dei frati minori dell'Osservanza, fu condannato pubblicamente e bruciato. Fra Bartolomeo di Spina, pisano dell'ordine dei Domenicani, i torturatori, stenderà una confutazione che definire sterco di cane è riconoscergli un merito eccessivo. L'agostiniano Ambrogio Fiandino di Napoli, che diventerà vescovo di Mantova, lo attacca dal pulpito. Poi i cristiani pagano un mercenario, tale Nifo, un filosofo di quel tempo, perché lo confutasse. Tutta la teoria di Pomponazzi sul conoscere è una confutazione di Aristotele. Nifo si rivela un opportunista, non è in grado di confutare Pomponazzi e compone una rabbeggiatura di tesi opposte attraverso le quali si preoccupa di essere prudente e ossequioso nei confronti della Chiesa cattolica e di evitare noie, ma soprattutto di ottenere ricchezze ed onori. Nel proseguo del suo sviluppo, il pensiero di Pomponazzi si evolve scoprendo la natura come essere in sé, affermando che l'anima umana era del tutto materiale e divisibile, non diversamente dalle anime degli altri animali. Pomponazzi, forse primo dei filosofi, riconosce l'unicità della natura di cui l'essere umano è parte e non padrone, come imponevano i cristiani. Alla domanda sulle cause dei fenomeni eccezionali, postegli dal medico mantovano Ludovico Panizza, che diceva «Dobbiamo necessariamente ammettere i demoni non solo stando alle decisioni della Chiesa, ma anche per dare spiegazioni a molti fenomeni sperimentati», nel De Incantionibus Pomponazzi rispondeva «Noi possiamo salvare queste esperienze mediante cause naturali, né v'è ragione alcuna che ci costringa a far dipendere da demoni tali fenomeni. Inutilmente dunque si introducono i demoni, ed è cosa del tutto ridicola e fatua abbandonare ciò che è evidente e può provarsi mediante la ragione naturale per andare a cercare ciò che non è evidente e non può convincere con verosimiglianza alcuna». Pomponazzi ammette influssi astrali in contrapposizione a Pico della Mirandola. Pomponazzi è cosciente delle diversità e del divenire, per questo cerca elementi che giustificano questo. Egli emette un giudizio di necessità contingente. L'influsso degli astri gli permette di giustificare con una certa logica quanto osserva negli esseri umani, il processo di divenire e le diversità prodotte dal divenire stesso. Nel suo libro De Fato trova assurda la posizione di un Dio dei cristiani che salva abbarbicandosi su promesse e patti assurdi. Pomponazzi resta il più grande filosofo italiano del XVI secolo. Il suo pensiero è una specie di terremoto, ma nei suoi confronti la Chiesa cattolica si troverà impotente. Quando tenterà di agire, Pomponazzi si sarà sottratto. Il pensiero di Pomponazzi non è il pensiero del costruttore di un futuro possibile, è quello del demolitore del suo presente. Le sue tesi sono troppo ardite e piccole sono le forze con cui sostenerle, anche se i tempi non erano maturi, quando mai lo saranno. Giordano Bruno, Campanella, Galilei pescheranno a piene mani nel suo pensiero. Pomponazzi rappresenta il punto di svolta del pensiero filosofico, anche se chi detiene il potere tenterà di farne sparire i libri e tenterà di sotterrare quelle tesi nell'oblio della memoria. Eppure Pomponazzi è un gigante fondamentale nel processo di liberazione umana dall'orrore cristiano. Pomponazzi anticipa tutta la filosofia moderna, in special modo come separazione della ragione dalla fede. Scusate. Io ho cercato i libri di Pomponazzi e ho fatto fare una ricerca in tutte le librerie possibili, non le biblioteche, le librerie. Sono riuscito a procurarmi soltanto due volumi, due libri del Pomponazzi, scritti in latino e fatti venire dalla Svizzera. Non so se mi spiego. Non esiste traduzioni del Pomponazzi in giro, tanto per farvi un'idea. Bene, io ho finito il XV secolo e andiamo un attimino a fare due battute sulla rassegna stampa. Allora, vediamo un attimino. La Chiesa studia il condom, non è sicuro per il sesso. L'uso del condom, i buchetti pori del condom farebbe passare i virus dell'AIDS, dice la Chiesa. È un falso, è sempre il solito terrorismo alla Sodoma e Gomorra. È una porcheria.
I diametri dei pori dell'attice del preservativo sono da 23 a 25 millimicron di ampiezza. Il diametro del virus dell'AIDS è 100-120 millimicron, cioè è 5 volte più grande. E il diametro di uno spermatozoo è 250 millimicron, cioè 10 volte più grandi. Per cui quello che dice la Chiesa Cattolica è solo una porcheria, come sempre del resto. Andiamo avanti un'altra cosa. Licenza di torturare ai servizi di Israele. Lo Stato di Israele, attraverso la Corte Suprema, ha dato mandato al Shin Bet, il servizio segreto israeliano, di torturare Bel Omar, un palestinese. Cioè, uno Stato dà mandato ai propri agenti di torturare una persona indifesa. Bene, questo è uguale agli atti del nazismo nei campi di sterminio. Non esiste nessuna differenza, perché non è la quantità che conta, è lo spirito che porta, è la qualità di quello che si fa. Per me, io già da tempo, lo Stato di Israele era già un regime nazista, però adesso questa, se volete, è l'ultima prova. Cioè, Israele è solo uno Stato razzista e nazista. Questo è più che sufficiente, non serve nient'altro, basta questo. Ma Dio era assente nei forni di Auschwitz? C'è la grande domanda. Se Dio è presente, il Dio dei cristiani è presente nelle azioni umane, perché c'è il male? Questo ce lo siamo sempre, i cristiani se lo sono sempre chiesti. E la risposta che hanno dato era che il male è dato da Dio, era una punizione per i peccati dei cristiani. Dice un passo della Bibbia: non avevamo tradito la tua alleanza, i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero, ma tu ci hai abbandonati in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre e tenebre. Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Esatto, e questo è un passo biblico che serve, è un salmo, Salmo 44, che serve per far capire come gli uomini non hanno mai trovato una relazione col Dio che è stato inventato, cioè un Dio inesistente, fidando nel quale ci si rifiuta quasi di affrontare la vita, ci si rifiuta quasi di affrontare le contraddizioni quotidiane, le contraddizioni dell'esistente. E quando non si affrontano le contraddizioni dell'esistenza, ma si confida nella provvidenza divina, non si fa altro che distruggere la nostra capacità di risolvere quelle contraddizioni, di costruire noi stessi. Infatti, la contrapposizione fra il paganesimo e il cristianesimo è che mentre il paganesimo dice la contraddizione va risolta, io sono responsabile di quello che faccio, io devo prendermi nelle mie mani la mia vita, perché io devo andare a costruire il divino, io devo costruire il Dio che cresce dentro di me, nel cristianesimo invece ti dicono confida nella volontà di Dio, confida nella provvidenza divina, cioè vieni meno ad esercitare la tua volontà, vieni meno ad esercitare le tue determinazioni e sottomettiti. Questa è una grande differenza che fra paganesimo e cristianesimo. E credevo che fosse anche chiara, credevo. Poi qualcuno dice che non parlo di paganesimo, per cui va bene. Un'ultima cosetta. Ho sentito una bestialità per radio. Ho sentito una bestialità per radio di una radioascoltatrice che faceva un'affermazione di questo tipo. Adesso ve lo dico un attimo. Allora, secondo questa ascoltatrice, il Gesù di Nazareth, quando ha dato il primo comandamento, diceva che amerai il prossimo tuo come te stesso. E invece questo non è vero. Questa è una grandissima stupidaggine che ha detto la nostra radioascoltatrice. Perché non è vero? Perché questo è il secondo comandamento e non è il primo. Cosa vuol dire che non è il secondo del primo? Cioè, che differenza fa? Fa una grandissima differenza. Perché quando tu amerai il prossimo tuo come te stesso, è quando tu sei in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, il primo comandamento cristiano è amerai il macellaio di Sodoma e Gomorra con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questa è l'essenza del messaggio. Quando gli uomini amano il padrone e sono in ginocchio davanti al padrone,
non possono farsi guerra fra di loro, ma devono servire il padrone. Allora, se tu odi il tuo prossimo, se tu uccidi il tuo prossimo, non fai altro che sottrarre qualcosa che appartiene al padrone. Per questo devi amare il prossimo tuo come te stesso. Non perché questo è giusto in sé, non perché tu devi avere rispetto delle altre persone, ma perché altrimenti sottrai la proprietà del tuo padrone, del tuo Dio. Per cui questo comandamento, come l'ha interpretato la signora, io riesco a capire. Ormai certi cristiani amano talmente tanto il loro Dio, sono talmente convinti del loro Dio, della sua bontà, che non si preoccupano neanche di fermarsi a vedere ma che cavolo vuole sto Dio. E allora cosa succede? Non chiedendosi questo, saltano la prima parte e vanno direttamente alla seconda pensando a delle cose belle, pensando a delle cose buone. E mentre loro pensano a cose belle e cose buone, nascono i campi di sterminio, nasce la distruzione del divenire umano. Bene, io qui avrei concluso per oggi. Ho concluso la prima parte della storiografia che stiamo facendo. E siamo arrivati al XV secolo. Nel prossimo secolo parlerò della carneficina, delle streghe e della stregoneria. Il prossimo argomento è appunto le streghe e la stregoneria. Bene, se qualcuno vuole telefonare, prenderò le telefonate. Ricordo che Radio Gamma trasmette su 94 FM e che il numero di telefono è 049 700 700. Dopo questa introduzione, vediamo un attimino perché mi è sfuggito un attimo un libro. Dopo questa introduzione vi parlerò del concetto di magia, visto che nessuno telefona, il concetto di magia del cristianesimo. E per fare questo vi leggerò di un certo Papa, un certo Silvestro II. Fu Papa fra il 999 e il 1003. Vediamo un attimino. Pronto? Allora, alla morte di Gregorio V, i Romani non osarono innalzare al soglio pontificio un loro candidato, ma attesero l'arrivo a Roma dell'imperatore e del suo prescelto per la fine del marzo del 1999. Questi era Gerberto, che si trovava al suo seguito come consigliere. Egli fu un genio che illuminò di luce vivissima l'epoca sua, dice Gregorovius. Ed è vero, peraltro, la grande erudizione di questo pontefice, specialmente nel campo delle scienze. Fu così inquietante per la massa ignorante e superstiziosa che si presupponeva che egli non l'avesse acquisita in modo naturale. Nella tradizione popolare passò con l'appellativo di Papa Mago, capace di arrivare al soglio pontificio grazie ad un patto col diavolo, e le leggende fiorirono. Nato fra il 940 e il 945 in Alvernia, vediamo un attimino. Pronto? Marco. Ciao Marco. Senti, a proposito Fischia, vero? Dai un pochino ma lascia perdere. Sì, ho sentito parlare un po' della conquista dopo la scoperta dell'America, no, di territori, eccetera, della cristianizzazione che è stata fatta in tutti i modi, no? Io ho sentito alla RAI, durante una trasmissione, l'ho anche registrato, che sembra che Cristoforo, sembra, ma è abbastanza anche certo, perché stanno facendo degli studi, soprattutto il problema grosso è trovare dei reperti, dei testi storici così, perché sembra che Cristoforo Colombo sia figlio del Papa Innocenzo III. L'hai mai sentita questa? No, non l'ho Figlio mai sentita. naturale. E la dico perché l'ho sentita Sì. alla RAI, ho la possibilità anche di fartela sentire in qualsiasi momento, ho una registrazione nella cassettina, solo che quando hanno dato la notizia tutti facevano finta di non averla sentita, e allora quello che l'ha data, insomma, credo avrà avuto 5 minuti di raggelo, il sangue gli sarà fermato. Però diceva questo, che si sono messi un po' alla caccia per avere dei documenti storici, ma sembra che tutto quanto sia stato fatto sparire sia stato bruciato.
molto accuratamente, anche se sembra che sia stato per caso, insomma, che ha preso fuoco dove c'erano questi documenti, non so dove hanno dato fuoco, ma insomma meglio per chi magari ha sulla coscienza queste cose che sia stata una cosa dolosa. Se poi l'hanno fatta anche sparire, la verità credo che il buon Dio aiuti sempre a farla venire fuori. Se non si tratta di verità, chissà che il buon Dio aiuti, insomma, a far che questa notizia lasci il tempo che trova, però sarebbe abbastanza bello continuare un po' su questa falsa riga, insomma, Cristoforo Colombo, figlio naturale di Innocenzo III, è un'altra delle chicche, no? Un'altra cosa volevo dire, oggi ho sentito dire da un pezzo grosso della Chiesa, della gerarchia della Chiesa per televisione, che la Chiesa è pronta a chiedere perdono pubblicamente per i roghi. L'hai sentito? Io sapevo per gli ebrei, stanno mettendo in ginocchio le colpe sull'olocausto. Sì, anche per i roghi credo che sono stati fatti agli eretici degli anni buoni, bui, no, buoni insomma per la Chiesa, bui per qualcun altro. E insomma credo dal 1200 in poi hanno cominciato a dare fuoco tutto andare. Sì, ma il problema loro che hanno è che il perdono è una questione loro, no? Sì. Mentre invece il ripagamento dei danni subiti è un altro discorso. Che però poi mi fa anche un po' schifo, lasciami passare tra virgolette questo termine, che insomma prima si faccia uno sbaglio grande facendo vedere invece che era necessario ed era giusto, e che poi per rimettere in sesto le cose, quando l'opinione pubblica della gente naturalmente cambia direzione, no, per rifare un po' di facciata, di marketing, si facciano queste scuse che mi sembrano tanto babbose, dice, dalla nostra parte. Sì, ma no? La richiesta non è le scuse per i morti, la richiesta però è la cacciata di tutto ciò che ha provocato questo. Certo, però vedi, cacciata, figurati se saranno, ti leveranno la sedia a te di sotto prima che tu faccia nemmeno tempo da fare. Ma io ho già messo in conto tante quelle cose che neanche te lo immagini. Comunque cerca di fare le trasmissioni in piedi da oggi. Vabbè. Senti, però quello che volevo dire e che mi interessava era questo, che è quello che mi ha preoccupato, insomma, quello che un po' mi fa pensare di più è questo, è che durante l'annuncio di questa notizia da parte di questo ecclesiastico, diceva che era importante impegnarsi a pregare perché la Chiesa non faccia più questi errori, nel senso che attraverso questo che ha fatto l'errore era di in un certo senso conservare la sua, come si può dire, i propri interessi anche magari temporali, perché questo non è assolutamente niente di evangelico, no? È in contrasto con quello che è l'annuncio e i vari temi propagandati della fede, insomma bruciare gli altri, poi immaginati se insomma si può andare d'accordo con il Vangelo, con la fede. Si sono accorti adesso, però aspetta che termino, l'importante è questo, ha detto, di pregare anche perché questo all'interno della Chiesa non possa più ripetersi. Ai nostri giorni allora. Sì, ma io o fra 5 anni o 10 anni, volta, cosa voleva dire? Ogni volta che vuoi tira chiede scusa, a me viene i brividi, cioè c'è qualcosa di orribile che sta avanzando, no? Ma allora è questo che volevo sottolineare, è tremendo quello che ha detto, affinché ha detto anche questa non sia una tentazione a cui la Chiesa possa ancora, non so... Infatti, ma ce l'hanno in testa, guarda che loro ce l'hanno in testa. Una conferma. Tu basta che ascolti le telefonate che ci sono state di rifiuto della mia trasmissione, no? Questa è la stessa cosa, cioè se loro avevano un fiammifero mi avrebbero dato fuoco. No, io dico, ma che presa di posizione c'è, che coscienza c'è, che intenzione c'è, che veramente atto di contrizione è questo? Bene, Marco, ciao. Lasciamo meditare tutti quanti. Ciao Marco. In effetti lasciamo che tutti quanti meditino. Sì, in effetti qualcuno ha già detto si mette in ginocchio davanti agli ebrei e a me mi sono venuti i penotti. Perché il senso vero della Chiesa Cattolica è quello di sfruttare l'olocausto, cioè di sfruttare la mattanza fatta dai nazisti per nascondere le proprie mattanze. Cioè, in fondo è lo stesso Dio, vabbè, abbiamo sbagliato, ci mettiamo in ginocchio, chiediamo perdono. Il perdono è una cosa cattolica, non esiste nel paganesimo il termine perdono, e sfruttano la mattanza nazista per nascondere i propri crimini. Pronto? Parlo con Mario? No. Che numero sei che bisogna fare con Mario ora? Non c'è.
Il problema è questo, e questo fa venire su i penotti, cioè fa venire su i brividi. Quando qualcuno chiede scusa a qualcun altro, significa che quello che ha fatto intende mantenerlo. Cioè, se io affronto, faccio una cosa, faccio un atto, prendo delle decisioni, faccio anche delle cose orribili, le faccio perché ho scelto di farle, lo faccio perché esistono delle ragioni per farle. Se io dico che mi scuso per quello che ho fatto, significa o che le mie ragioni non avevano senso, oppure che voglio proteggere le mie ragioni scusandomi. Però se io proteggo le ragioni per cui ho ammazzato le persone, per cui ho schiavizzato le persone, significa che quelle ragioni voglio perpetuarle in eterno. Se la Chiesa vuole effettivamente che ciò non si ripeta mai più, deve cacciare dalla Chiesa cattolica i vescovi, i papi, i profeti, le dichiarazioni del suo Dio, non lascerai che strega viva, dalla Bibbia. Deve cominciare a rinnegare tutto, deve in pratica rinnegare se stessa, perché quegli atti, quei bruci, quegli stermini che lei ha fatto appartengono al fare della Chiesa, appartengono al suo pensiero. Vediamo un attimo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Abbasso un po' un momento. Sì. Buongiorno, mi scusi, chiedevo gentilmente, io ho seguito qualche volta qualche sua lezione così, no? Chiedevo, secondo lei, dai suoi studi fatti, Gesù Cristo è esistito o no? Allora, Gesù Cristo non è esistito, cioè la figura non è esistita. Cioè, io parlo dei suoi studi Sì, fatti, eh. non esiste la figura. Perfetto, quindi un'invenzione della Chiesa per sottomettere, eccetera, vero? Sì, aspettami. Pronto? Sì, Ecco, dica. cioè un'invenzione fatta per sottomettere sempre gli uomini, diciamo, no? Esistono delle cose su cui si è basata comunque, sì? No, Quindi dai suoi studi per lei non è mai esistito. non è mai esistito come Ok. figura. E poi per quanto riguarda tutte le affermazioni del Sodoma e Gomorra, il Dio macellaio. Questa è la descrizione biblica. Cioè, io ho già detto, no, in varie trasmissioni che il fatto che per esempio il Dio dei cristiani non esista, cioè Sì. non esiste il Dio cristiano, Sì. però esiste una descrizione biblica. La descrizione biblica è un oggetto in sé, cioè è uno strumento con cui attaccare le persone. Ora, anche se non esiste il Dio come persona, come essere, esiste uno strumento con cui distruggere le persone. Benissimo. E gentilmente, è possibile sapere in quali fonti di libri, di testi, per esempio l'altra volta lei parlava della pederastia di Gesù Cristo, eccetera, Ma no? quello è dedotto dalla Bibbia, è dedotto dai Vangeli, da Sì, e una serie di passi. I ma lei ha consultato quali testi per affermare Vangeli contemporaneamente? ufficiali, i Vangeli ufficiali, E l'ha dedotto? ho dedotto da situazioni di Vangeli Oh, ufficiali, ok, e l'ha. comunque è stato detto ampiamente, e non vorrei più ripetere, No, perché no, 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 chiediamo va gentilmente. bene. Sì, no, no, piano, io sto telefonando e Sì, quindi sto prego, scrivendo. prego. Un'altra cosa, scusi, niente. Quindi la deduzione, cioè lei, per lei non è mai esistito, ma lei continua a fare delle affermazioni, Certo, diciamo. perché c'è una descrizione, la descrizione è oggetto in sé. Ah, è oggetto in sé. E l'odio che lei ha nei confronti No, di io queste non ho nessun persone? odio, Lei non ha io non ho nessun nessun odio. odio. D'accordo, grazie, buongiorno. Prego. Sì, chi parla? Chiama 5? Sì, chi parla? Maurizio, cos'è Mario? No, non c'è mai un'altra trasmissione questa, grazie. Allora, chiariamoci un problema di questo, no? Abbiamo già detto le tre scoperte fondamentali della stregoneria. Non esiste nessun Dio creatore, non esiste. Esiste una descrizione biblica, esiste una descrizione di terrore con la quale sottomettere gli esseri umani, ed esistono degli esseri di energia, esistono degli spiriti che hanno la loro via, la loro strada, la loro via della conoscenza, i quali si cibano di energia vitale stagnata. Gli unici esseri nella natura che producono energia vitale stagnata sono gli esseri umani quando sono in ginocchio, quando rattrappiscono, quando si chiudono su se stessi, quando distruggono la loro anima, distruggono il loro divenire, chiamatelo come volete, il loro corpo luminoso. Queste tre sono le tre realtà scoperte dalla stregoneria. Cosa succede questo? Che quando io attacco il Dio biblico, quando attacco il Gesù di Nazareth, attacco degli esseri che non sono mai esistiti. Come ho già detto, la storia del Gesù di Nazareth, dei Vangeli, è composta da varie cose insieme.
c'è la storia di un certo Onias, che sarebbe stato un vecchio maestro esseno, da quello che sembra, perché le notizie sono molto frammentarie, che è di circa 70-80 anni prima di Cristo e che viene ucciso perché fa delle cose, insomma, che agli altri non vanno bene. Poi c'è la filosofia essena e ci sono le operazioni politiche dei vari evangelisti. Vediamo la telefonata. Pronto?